La detrazione dell'IVA, la deducibilità dei costi delle auto dal reddito e l'intera fiscalità che ruota intorno a questo settore sono un tema assai spigoloso, in grado di influenzare notevolmente la scelta dell'acquirente. Una buona fetta del mercato è orientato oggi verso una nuova forma di acquisizione, quella del noleggio a lungo termine. Se ne è discusso durante un seminario formativo a Mosciano Sant'Angelo, organizzato dalla Cascioli Rent, al quale hanno partecipato gli ordini professionali dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro di Teramo. Nel campo delle auto, perché è uno dei campi più penalizzanti a livello fiscale, in quanto le detrazioni sono per gran parte dei settori estremamente ridotte. Questo evento, che rappresenta una replica presso la concessionaria Cascioli, è qualcosa che noi leggiamo con molto interesse, perché il mondo imprenditoriale incontra nella formazione il mondo professionale. Oggi un dottore commercialista terrà una relazione nell'ambito di una concessionaria auto, si parlerà di auto, di fiscalità di auto, per cui è un punto di vista esaminato da entrambi gli aspetti, che sicuramente rappresenta un'attività formativa estremamente compiuta. L'obiettivo comune di questa giornata formativa è stato quello di individuare le soluzioni più convenienti, soprattutto per chi, come imprenditori, artigiani e professionisti, utilizza l'autovettura per lavoro. L'imprenditore che si avvicina all'idea di acquisire un'autovettura spesso è portato a fare questi conti, ma questi conti diventano problematici, lo sono persino per noi professionisti, perché la materia è particolarmente intricata, diciamo che è un vero e proprio groviglio. Questo groviglio come si sgroviglia? Appunto, cercando di mettere ordine, cercando di fare un minimo di convegnistica, di formazione, ma comunque rimane il problema di un fisco non amico.